Professore, volevo ringraziare la compagna e il compagno Sonia Lussio di Cobene, perché il mio portoghese non è tanto perfetto, il compagno Rodriguez Claudio, che stanno facendo un giro in Europa anche grazie all'invito che c'è stato del Movimento per il Socialismo e di Charles André Audry, che molti di voi conoscono e che è già stato ospite qui a Torino per una serie di iniziative. Abbiamo pensato che fosse importante costruire un'iniziativa di discussione con la compagna e il compagno su quello che è avvenuto in Brasile dopo la vittoria durante le ultime elezioni presidenziali che hanno visto vincere il Bolsonaro, che sarà questo presidente, questa figura reazionaria con un'impostazione anche con tratti anche fortemente fascisti, che in qualche modo è riuscito a vincere, che tra l'altro figura che viene anche dal mondo militare, figura che ha in qualche modo rivalutato in senso anche positivo quella che era stata la dittatura militare in Brasile, esplicitando anche il suo consenso su quel rispetto a quel periodo. Quindi innanzitutto per conoscere, per sapere, per capire quali sono state le dinamiche sociali, politiche che nel corso degli ultimi anni ci sono state in Brasile, anni che hanno visto al governo il partito dos Trabalhadores, quindi che però hanno visto una dinamica dal passaggio di Lula poi fino al 2014, quando ci furono le nuove elezioni, il passaggio che ha visto anche una serie di mobilitazioni sociali all'inizio nel corso degli anni, almeno fino al 2013, e poi una serie invece di mobilitazioni in cui è entrata anche di fronte a una crisi anche forte economica che ha conosciuto il Brasile, anche entrata in campo, forse anche questo è interessante capire, diciamo settori sono entrati anche in campo, settori della piccola borghesia e della media e della classe tra virgolette media, e qui si è visto forse anche un cambiamento della politica da parte del partito dei lavoratori brasiliano. Quindi capire quali sono state le dinamiche che hanno portato la vittoria di questo candidato, tra l'altro in un contesto che vede le forze diciamo diverse, più diverse, più disparate dell'estrema destra e neofasciste, con avere un rafforzamento non solo in Europa, ma vediamo nella stessa America Latina, il Brasile ne è un esempio, ma a livello anche globale. E anche per costruire una dinamica positiva di solidarietà internazionale, che ci pare molto importante, soprattutto effettivamente in questa fase in cui non solo abbiamo gli attacchi e le offensive da parte della borghesia attraverso le politiche di austerità che sono avvenute nel corso degli ultimi anni, ma appunto un forte avanzamento delle forze di estrema destra, reazionale, fasciste, come sappiamo anche noi in Italia, dove c'è un governo piuttosto reazionale. Quindi costruire anche un momento importante di solidarietà rispetto anche a quelli che potranno essere gli attacchi, anzi che ci sono già stati, come ricordo anche vi presento il compagno Rodriguez Claudio, è membro della direzione del PSOL, che è il Partito Socialismo e Libertade, quindi il partito che in qualche modo che ha animato anche la campagna elettorale del fronte, che ha riunito diverse forze politiche attorno alla candidatura di Guilherme Boulos, partito quindi che si è schierato, che fortemente ancorato a sinistra, che è all'interno delle mobilitazioni, che ha anche subito già dall'inizio una forte repressione. Poi Sonia Lussio, che è membro del PSOL, nonché professoressa all'Università di Rio,
e che è animatrice del sindacato degli insegnanti, ed è stata anche animatrice del comitato per la manifestazione delle donne che si è tenuta il 29 di settembre, che è un forte movimento che può costituire anche un elemento di non solo di speranza ma anche di contrattacco a quelle che potrebbero essere e che saranno di sicuro le politiche di Bolsonaro. Direi a questo punto lascerei la parola al compagno e alla compagna per appunto spiegare le dinamiche appunto che hanno portato a questa situazione in un paese che tra l'altro rappresenta non solo una potenza emergente, ma una delle potenze emergenti a livello mondiale, che qui non va assolutamente, il cui peso non va assolutamente sottovalutato, che è un paese che ha tra l'altro più di 200 milioni di abitanti. Quindi lascio Rodrigo. A Rodriguez Claudio. Ringrazio anche tra l'altro Fabrizio Burattini che è venuto non solo a tradurre, ma comunque è un compagno che tra l'altro segue anche le questioni internazionali e anche le vicende brasiliane, che quindi non solo ci può fornire non solo un appoggio dal punto di vista ma anche dopo nel corso magari del dibattito anche fornire degli elementi di analisi. Boa noite a todos. Buonasera a tutti quanti. In primo luogo, gostaria di agradecer, in nome da resistência, tendência interna do Partido Socialismo e Liberdade, o convite para os debates na Suíça, Itália, Spagna e França. Inizio ringraziando a nome del PSOL, del Partito Socialismo e Libertà, e della sua corrente interna resistência, di cui il compagno fa parte, per l'invito a questi dibattiti in Svizzera, Italia, Spagna e Francia, e quindi inizio con questo ringraziamento. Particolarmente ai compagni del Movimento pelo Socialismo na Suíça e da Sinistra Anticapitalista. E in particolar modo i compagni del Movimento per il Socialismo in Svizzera e i compagni di Sinistra Anticapitalista qua in Italia. Questo convite è molto importante perché è decisivo la costruzione di una rete di solidarietà. Neste momento, uma rede internacional de solidariedade e de apoio nesse momento difícil que está passando a esquerda socialista brasileira e principalmente o nosso povo. É um invito muito importante porque é necessário construir uma rede internacional de solidariedade, tanto più necessária em questo momento così difficile que está atravessando o movimento socialista brasiliano e tutto il popolo brasiliano. Sabemos que podemos contar com o apoio de vocês para a denúncia do governo Bolsonaro. E a solidariedade em caso de cenários mais difíceis. É importante para nós saber que possiamo contare sul vostro appoggio per denunciare il governo Bolsonaro e creare una solidarietà in caso di situazioni ancora più difficili. A pergunta que iniciamos o debate é a seguinte: por que Bolsonaro chegou ao poder? La domanda che ci poniamo all'inizio è questa, molto semplice: perché Bolsonaro è arrivato al potere? Perché un deputato di currículo mediocre, che approvò apenas 2 progetti di lei in 28 anni come parlamentare, disparò in popolarità desde 2015 e virò un fenomeno eleitoral di massa, terminando por ganhar as eleições presidenciais. Com'è possibile che un deputato che ha un currículo molto mediocre, che è riuscito a far approvare durante 28 anni di permanenza nel Parlamento solamente 2 suoi progetti di legge, ha avuto così grande crescita di popolarità fin dal 2015, è diventato un fenomeno elettorale di massa e è arrivato perfino a vincere le elezioni presidenziali. È preciso voltare agli acontecimenti del 2013 e 2015 nel Brasile. Bisogna tornare per capire questo fenomeno e bisogna tornare agli avvenimenti che sono accaduti tra il 2013 e il 2016 nel paese. Il Brasile teve un ascenso di greves e revoltas popolari tra 2011 e 2013. In Brasile c'è stata una crescita di movimenti popolari tra il 2011 e il 2013. Combinando un record di numero di greves per salari
e a grande jornada de lutas de junho de 2013, com milhões de jovens indo às ruas por mais direitos. Questa grande ascesa ha combinato un importantissimo numero di scioperi salariali, sindacali, e una grande giornata di lotta che si è svolta nel giugno del 2013, che ha visto in piazza milioni e milioni di giovani per conquistare maggiori diritti. Havia portanto un scenario politico favorevole per la classe lavoratrice. Quindi in quel periodo esisteva una situazione molto favorevole per la classe lavoratrice. Esistiva una mudanza nella situazione politica. C'era una situazione di cambiamento nella situazione politica. I primi elementi già potevano essere notati nel fechamento del ciclo di lutte di giugno, occorrido ainda in 2014. I primi elementi di cambiamento in realtà già si potevano notare in quel periodo, e in particolar modo con la chiusura del ciclo di lotte che si è verificata nel giugno del 2014. E con la polarizzazione elettorale tra Dilma Rousseff, candidata del Partito dei Lavoratori, PT, versus Aécio Neves, il candidato del Partito della Socialdemocrazia Brasileira, il PSDB. E la chiusura del ciclo di lotte è coincisa con la polarizzazione elettorale che c'è stata tra la candidata del Partito dei Lavoratori, Dilma Rousseff, e il candidato del Partito Socialdemocratico Brasiliano PSDB, Aécio Neves, che rappresentava, diciamo, il candidato opposto. Un'esplicazione qui: il PSDB non è uguale alla socialdemocrazia europea. È necessaria qui una specificazione. Il PSDB non ha nulla a che vedere con la socialdemocrazia europea, nonostante si chiami socialdemocratico. O seja, a esquerda riformista tradizionale. Cioè non è un partito di sinistra riformista tradizionale. Pelo atraso politico brasileiro. Per l'arretratezza politica del Brasile. E a demora na formação da representação política da burguesia, mas também da classe trabalhadora. E per il ritardo nella creazione di una rappresentanza politica della borghesia, ma anche della classe lavoratrice. Il PSDB è il partito tradizionale della borghesia e il PT cumpre mais un papel, un poco differente, ma cumpre il papel do che seria socialdemocrazia. Il PSDB è in realtà il partito della borghesia brasiliana e il PT è quello che in Brasile rappresenta l'opzione socialdemocratica. Voltando, 2015, che occorre un salto nella mudanza della situazione politica, abrindo una offensiva della burguesia contro la classe lavoratrice a partire dalle mobilizzazioni reazionarie di marzo di 2015. Tornando al nostro discorso, dopo questa parentesi sul Partito Socialdemocratico Brasiliano, è nel 2015 che si sviluppa un vero e proprio salto della situazione politica, che apre un periodo di offensiva della borghesia contro la classe lavoratrice, a partire dalle mobilitazioni reazionarie del marzo 2015. Quando milioni furono às ruas nas grandes capitais brasileiras pedindo impeachment di Dilma Rousseff do PT, ela tinha acabado di assumir o segundo mandato. Nel marzo del 2015 milioni di persone si sono riversate nelle strade delle grandi capitali, delle grandi città brasiliane, chiedendo la destituzione di Dilma Rousseff, del Partito dei Lavoratori, che aveva appena assunto il suo secondo mandato nel gennaio del 2015. La composizione sociale di questi atti era maggioritariamente delle classi medie urbane più ricche e la piccola borghesia brasileira. La composizione di queste mobilitazioni, di queste manifestazioni, era maggioritariamente composta da classi medie urbane più ricche e di piccola borghesia. Quattro osservazioni preliminari al dibattito per entendermos meglio il carattere reazionario das mobilizzazioni di 2015 e 2016. Per capire meglio il carattere reazionario di queste mobilitazioni è bene fare quattro osservazioni preliminari. Una prima osservazione è sulle classi medie no Brasil. Elas têm un carattere duplo, sono al mesmo tempo opprimite e oppressore. Una prima osservazione è sul carattere della classe media nel Brasile. Queste classi medie hanno un carattere in realtà doppio, perché sono
sia oppresse sia oppressori. In um país como o Brasil, com a grande desigualdade social característica da nossa formação social. In un paese come il Brasile, che è caratterizzato da una grande diseguaglianza sociale, caratteristica della formazione sociale e storica che ha avuto questo paese, i settori medi vivono più prossimi nelle grandi città della vita dei ricchi do che della classe lavoratrice. Le cosiddette classi medie vivono molto più vicine nelle grandi città, in particolar modo, vivono molto più vicine alla vita delle classi più ricche, piuttosto che più vicine alla vita delle classi lavoratrici. Una parte importante dei settori medi ha privilegi. Una parte importante di queste classi medie hanno dei veri e propri privilegi. Bastava olhar para as mobilizações. Para as grandes mobilizações que era possível ver a ausência de negros, que são a maioria da população nessas mobilizações. Basta guardare in queste mobilitazioni c'era una sostanzialmente una totale assenza di cittadini di colore, di neri, che in realtà invece nelle classi popolari sono la grande maggioranza. Os setores médios pressionados no Brasil pela inflação dos serviços. I settori medi di queste classi medie che sono messi un po' contro il muro da una difficoltà nei servizi con l'aumento del costo dei piani di salute, da scuola o facoltà particolare dei suoi figli, da impossibilità da viaggio per fuori del paese. Con l'aumento dei costi per le scuole, con l'aumento dei costi per la sanità, con l'aumento con la difficoltà di organizzare le proprie vacanze, anche di uscire, di andare a viaggiare fuori del paese, per le classi medie stiamo parlando. Cominciò a ter dificuldade di manter suas condições de vida conquistadas anteriormente. Le classi medie cominciano a conoscere una difficoltà a mantenere i propri livelli di vita, i livelli di vita che avevano conquistato precedentemente. Isso gerou um forte rancor social identificado contro o Partido dos Trabalhadores. E si crea un grande rancore sociale contro il Partito dei Lavoratori che viene visto come responsabile di queste difficoltà. Ma di maniera reazionaria, chiamato antipetismo. In realtà questo rancore nei confronti del PT viene vissuto in modo reazionario attraverso un movimento che si autodefinisce antipetista. Un odio a PT sarebbe il... No, lo spiego. PT sarebbe la sigla del Partito dei Lavoratori in portoghese. Um ódio às pequenas reformas, bem pequenas, do governo petista, como as cotas raciais nas universidades públicas, o programa Bolsa Família, que acrescentava míseros R$ 205 na renda das famílias mais pobres, entre outras medidas sociais compensatórias. Um ódio, questa impostazione reazionaria si scarica attraverso un odio nei confronti delle moderatissime riforme sociali del governo del Partito dei Lavoratori, come quella delle quote riservate alla popolazione di colore, una sorta di azione positiva per incentivare un po' l'ascesa sociale di un po' di una parte della popolazione di colore, o il cosiddetto programma della Borsa Famiglia, che dava 205 reais, se sarebbe la moneta brasiliana, alle famiglie più povere, e altre misure sociali compensative della povertà. Il deslocamento politico-sociale della famiglia. La Bolsa Famiglia sarebbe una specie di reddito di cittadinanza, anche se misure un po' diverse, ma insomma molto simile. O deslocamento político-social das classes médias mais ricas alavancou a grande onda da extrema-direita no golpe parlamentar de 2015-2016, assim como nas eleições de 2018. Qui si produce una coincidenza tra questo spostamento a destra delle classi medie che abbiamo appena descritto, assieme alla una coincidenza con la grande iniziativa della destra parlamentare che nel 2015-2016 insieme alle elezioni successivamente inizia a produrre un importante
modifica del panorama politico e partitico. O movimento reacionário das classes médias é a base político-social fundamental do neofascismo brasileiro. Il movimento politico reazionario delle classi medie che abbiamo appena descritto è la base fondamentale del neofascismo brasiliano che conosciamo, che abbiamo conosciuto in questi ultimi mesi e settimane. Una seconda osservazione fu il papel dell'operazione Lava Jato. Una seconda operazione è sull'operazione Lava Jato, che sarebbe una sorta di operazione Mani Pulite che si è svolta in Brasile negli ultimi anni. Sì, una versione brasileira da Operação Mãos Limpas, inclusive o dirigente da Operação Juiz Sérgio Moro fala na televisão brasileira que si ispirò na Operação Mãos Limpas na Itália. Una sorta di operazione, come dicevo, Mani Pulite italiana, non solo per la nostra interpretazione, ma perché il principale giudice che ha, diciamo, diretto questa operazione, Sergio Moro, ha esplicitamente dichiarato alla televisione di essersi ispirato all'operazione Mani Pulite italiana. Non haveria il golpe parlamentare di 2016 e la vittoria di Bolsonaro nelle elezioni senza l'operazione giuridico-politica mediatica che fu la Lava Jato. Non ci sarebbe stato il golpe parlamentare che ha destituito Dilma Rousseff e portato poi al potere Temer, se non ci fosse stata l'operazione giuridico-politica e mediatica cosiddetta Lava Jato. L'obiettivo dell'operazione era derrubar Dilma. E, mais importante, prendere e impedir Lula di essere candidato a presidente nelle elezioni del 2018. L'obiettivo principale di quell'operazione era far cadere, rovesciare il governo di Dilma Rousseff, e ancora più importante obiettivo era quello di impedire che fosse possibile candidare Lula alle elezioni presidenziali dell'ottobre 2018. Teve assim un papel decisivo na evolução negativa da luta de classe no país. Quindi questa operazione Lava Jato ha avuto un ruolo decisivo in questa evoluzione negativa della situazione brasiliana e della lotta di classe in Brasile. A operação através da narrativa de transformar a corrupção no grande problema do Brasil. L'operazione ha puntato a mettere la corruzione al centro della discussione come il principale problema del Brasile. Conseguiu mobilizar as classes médias e a pequena burguesia e a partir disso influenciou uma parcela importante da classe trabalhadora nas regiões sudeste e sul do país. Riuscire a mobilitare le classi medie e la piccola borghesia e a partire da questa mobilitazione influenzare anche una parte importante della classe lavoratrice, in particolar modo nelle regioni del sud e del sud-est brasiliano. Il sud sarebbe la zona a confine con l'Argentina, quindi la zona di Rio Grande do Sul e di Porto Alegre, e il sud-est quello delle grandi metropoli brasiliane di Rio de Janeiro e di São Paulo. A Lava Jato também è un marco autoritario do regime politico brasileiro, già che con apoio da burguesia e dos meios di comunicação, poderes não eleitos como o Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público passam a ter um papel decisivo na cena política brasileira. L'operazione Lava Jato è stato un momento importante, autoritario, della svolta politica brasiliana, che con l'appoggio della borghesia e dei mezzi di comunicazione ha potuto mettere dei poteri non eletti, che non sono come il potere giudiziario, la polizia federale, il pubblico ministero, e ha potuto mettere questi poteri non eletti ad avere un ruolo fondamentale insieme alle forze armate, che sono diventate anch'esse un punto di pronunciamento che hanno iniziato a pronunciarsi, a dire la loro sui grandi dibattiti politici, in particolar modo sopra l'arresto e la detenzione di Lula. O comandante geral das Forças Armadas no Brasil chegou a postar no Twitter uma opinião sobre a prisão do Lula. Il capo delle Forze Armate ha addirittura fatto un tweet sulla detenzione di Lula.
A terceira observação é que a burguesia brasileira tem um projeto de reposicionamento do país no mercado mundial. La terza osservazione da fare è che il fatto che la borghesia brasiliana ha un progetto di riposizionamento del paese, del grande paese sudamericano nel mercato mondiale. Para per che tipo di investimenti esterni in migliori condizioni con l'Asia? Per la competizione che si crea, che si è creata sugli investimenti esteri in migliori condizioni di quelle dell'Asia. Por isso seu projeto passa a ser um ajuste duro que diminui o custo Brasil para buscar capitais para um novo ciclo de crescimento. Cioè l'obiettivo della classe della borghesia brasiliana è quello di avere un aggiustamento politico-economico del Brasile che diminuisca il costo del Brasile, il costo brasiliano per i grandi investitori internazionali per conquistare, far arrivare in Brasile capitali per un nuovo ciclo di crescita. In un primo momento apostò che Dilma e PT pudessero fare lo ajuste. In un primo tempo hanno puntato sul PT e su Dilma Rousseff, pensando che questi soggetti politici potessero garantire questo aggiustamento. Ma quando fu chiaro che l'ajuste sarebbe lento e graduale, e pressionata pelas mobilizações de massa das camadas médias urbanas, gira rapidamente para a defesa do golpe parlamentar. Ma quando ha avuto chiaro la grande borghesia che con il governo Dilma e con il PT l'aggiustamento ci sarebbe stato, ma con tempi troppo lenti, troppo tardati rispetto alle esigenze della concorrenza internazionale, sarebbe stato troppo graduale, diciamo, questo aggiustamento per i legami evidenti che il PT ha con i movimenti sociali, con i sindacati. E inoltre la classe borghese veniva spinta anche dalla grande mobilitazione reazionaria delle classi medie della piccola borghesia. La classe borghese ha una svolta rapida e repentina e comincia a difendere il golpe parlamentare del 2015-2016. In 2018, nas eleições, a burguesia apoia no segundo turno Bolsonaro. Nel 2018, cioè appunto il mese scorso, la borghesia risolutamente appoggia Bolsonaro nel secondo turno delle elezioni. A quarta observação é a crise política da classe trabalhadora brasileira. La quarta osservazione da fare è quella sulla crisi politica della classe lavoratrice brasiliana. Por um lado, a classe trabalhadora da região sul e sudeste seguiu a classe média urbana e a burguesia, movimento típico de uma situação reacionária. Per un lato, la classe lavoratrice del sud e del sud-est si è posta alla coda delle classi medie e della grande borghesia. È una situazione tipica delle situazioni reazionarie. Por outro lado, nos setores mais organizados da classe e no nordeste do país, o PT segue sendo egemônico. Invece, nei settori più organizzati della classe, in particolar modo nelle regioni del nord-est, la classe lavoratrice continua a seguire il PT, che continua ad essere egemonico nella classe lavoratrice di quei territori. Infelizmente, la classe trabalhadora ainda mantém profundas ilusões reformistas no programma do PT e na figura di Lula. La classe lavoratrice, naturalmente, malauguratamente, continua ad avere grandi illusioni sulla politica sul programma e la politica riformista del PT e sulla figura di Lula. Apesar di esistere una riorganizzazione da esquerda brasileira fora do PT, esse partito segue maggioritario. Nonostante la riorganizzazione di una sinistra politica fuori del PT, la grande maggioranza il partito dei lavoratori continua ad essere maggioritario nelle classi lavoratrici. Il risultato dessa crisi è che il gigante social brasileiro, la classe trabalhadora, che chega a mais de 90 milioni di persone. Il risultato di tutto ciò è che il grande gigante sociale brasiliano, cioè la classe lavoratrice brasiliana che conta oltre 90 milioni di persone,
está dividida e paralisada perante os grandes eventos da politica nazionale nos últimos 3 anos. È divisa e disorganizzata dai grandi eventi che hanno attraversato la politica brasiliana negli ultimi 3 anni. Nessas grandes manifestações que vão de março de 2015 até setembro de 2016. Nelle grandi manifestazioni che sono andate dal marzo 2015 al settembre del 2016, marciano congiuntamente no Brasil, defensores da ditadura militar, sfilano insieme in Brasile i difensori della dittatura militare, a nuova direita, la nuova destra, politico di partiti tradizionali, do PSDB, MDB e outsiders come Jair Bolsonaro. Politici dei partiti tradizionali borghesi come il PSDB e l'MDB e altri outsider come Jair Bolsonaro. Todos marchando e golpeando juntos contro i governi do PT. Tutti marciano insieme e colpiscono insieme contro il governo del PT. In marzo di 2015 già era possibile vedere carros di som, che sono criticati. Sì, 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 sì. Difendendo a intervenção militar e começa a ganhar prestigio a figura di Jair Bolsonaro. Già nel marzo del 2015 era possibile vedere in giro per le città del Brasile grandi carri, grandi diciamo autobus che con altoparlanti difendevano, rivalutavano il giudizio sulla dittatura militare della seconda metà degli anni 60 e di tutti gli anni 70 e inizio anni 80. Che ha diciamo, che ha sofferto il Brasile per circa 20 anni e in questo contesto prende un grande prestigio una figura come quella di Jair Bolsonaro. Il governo Temer assume in 2016 con la concretizzazione del golpe parlamentare contro Dilma. Il governo Temer assume nel 2016 con la concretizzazione del golpe parlamentare che ha rovesciato il governo di Dilma Rousseff del PT. Seu governo inizia con una forte offensiva reazionaria da burguesia. Il governo Temer inizia la sua opera con una grande offensiva reazionaria della borghesia. In poco tempo il governo consegue approvare una emenda constitucional do teto dos gastos, che proíbe aumento dos investimentos públicos por mais de 40 fora da inflação durante 20 anos. Il primo passo del governo Temer è quello di far approvare una modifica costituzionale non dissimile da quella che è stata approvata nell'articolo 81 della nostra Costituzione che impedisce qualunque aumento della spesa sociale per quanti anni? 20 anni. Per 20 anni nessun aumento e badate, nessun aumento in termini monetari, nel senso che nonostante l'inflazione tutto deve rimanere nella stessa spesa monetaria, quindi all'ordo dell'inflazione si direbbe, peraltro con un'inflazione che in Brasile è molto più consistente di quella che c'è nell'Unione Europea evidentemente. È approvata la riforma trabalhista che muda una legislazione dos anni 30, ispirata nella Carta del Lavoro. Sì. E viene cambiato completamente il diritto del lavoro, riportando il paese a 80 anni prima, diciamo agli anni 30, prima delle grandi riforme del lavoro che vennero fatte dai governi populisti che ci sono stati in Brasile. Também approvata la liberazione della terceirizzazione della mão di obra nas imprese, nas attività meio e fim. Viene liberalizzato completamente il subappalto in tutte le attività produttive. Il governo Temer teve diverse congiunture e, apesar da offensiva reazionaria, abriu-se a possibilità di derrubarlo. Il governo Temer ha avuto varie fasi, nonostante l'offensiva reazionaria, durante il governo Temer si sono aperti momenti nei quali era possibile mettere in discussione quel governo e rovesciarlo. Vazò un audio compromettedor di Temer negoziando favori con il presidente di un grande gruppo multinazionale di carne brasileira, JBS. Per esempio c'è stato un momento nel quale è stato pubblicato una registrazione in cui Temer concordava con il presidente di una grande multinazionale della carne in Brasile, come si chiama la JBS. JBS.
A combinação da tentativa da reforma da Previdência e os escândalos de corrupção abriram um assenso importante. C'è stato poi una combinazione tra il tentativo di riformare la previdenza e le pensioni assieme agli scandali, all'esplosione di grandi scandali che hanno creato una situazione nella quale il movimento poteva essere, diciamo, forte contro il governo. Tivemos a maior greve geral desde as lutas que derrubaram a ditadura nos anos 80. C'è stato in quel periodo il più grande sciopero generale perlomeno da quando c'erano state le grandi mobilitazioni che avevano rovesciato la dittatura all'inizio degli anni 80. O papel da direção da Central Única dos Trabalhadores, do PT, no entanto, foi colocar para trás a mobilização em 2017. Qui bisogna tenere conto del ruolo che hanno avuto il Partito dei Lavoratori e la CUT, la Centrale Unica dei Lavoratori, cioè il principale sindacato brasiliano collegato con il PT, che hanno svuto il ruolo di cercare di tenere imbrigliata la mobilitazione nel corso dello sciopero generale e di non dare possibilità di sbocco nel rovesciamento del governo Temer. Durante il governo Temer, il MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e il PSDB entrano in una profonda crisi. Durante il governo Temer, i due principali partiti della borghesia, l'MDB e il PSDB, entrano in una profonda crisi. Il MDB pelo desgaste do governo Temer e il PSDB pelo apoio a Temer e pelo seu principal leader e candidato a presidente 2014 ter sido pego in un scandalo di corruzione. L'MDB per il disastro del governo Temer, che era un esponente dell'MDB, il presidente, e il PSDB per l'appoggio che dava al governo Temer e per gli scandali in cui era coinvolto Aécio Neves, cioè il suo principale dirigente e candidato alla presidenza. Nesse momento Bolsonaro começa a virar una figura nazionale no Brasil. In questo momento Bolsonaro comincia ad essere una figura politica messa al centro del panorama brasiliano. Con il suo discorso antipetista e contro l'esquerda. Con i suoi discorsi contro il PT, antipetista e contro la sinistra in generale. In difesa della dittatura militare. Discorsi in difesa della dittatura militare. Torturatori del regime militare. In difesa dei torturatori del regime militare. Contro le mulheres, negros e negras, LGBTs. Contro le donne, contro i negri, contro i gay, gli LGBT. Si connetta con i sentimenti più profondi e reazionari della base sociale del golpe. Bolsonaro si collega con i sentimenti più reazionari, più profondi, e comincia a costruire la base sociale e con la base sociale del golpe che c'era stato in Parlamento. Comincia negli anni 2016 a 2017 a organizzare una tournée per il Brasile. Nel 2016-2017 comincia a organizzare una tournée nel Brasile. Organizzando migliaia di persone, organizzando una poderosa rete di WhatsApp. E mette insieme in piazza milioni di persone in questa tournée, organizza una poderosa rete di WhatsApp. E saltando di 400.000 a 7 milioni di seguitori no Facebook. E i suoi follower di Facebook passano rapidamente da 400.000 a 7 milioni. Surge l'espressione mito per designare Bolsonaro e il mesmo si lancia come pre-candidato a presidente. Bolsonaro comincia a essere definito dai mass media come un mito e lui stesso si lancia, cioè comincia a presentarsi come precandidato per le elezioni presidenziali. Bolsonaro comincia então a organizzare un movimento di massa neofascista che si concretizza nella forma partito quando ele assume il controllo del Partito Social Liberal. Bolsonaro comincia a organizzare quindi un movimento di massa neofascista che prende anche le sembianze, diciamo, la forma partito, le sembianze di un partito, quando Bolsonaro assume il controllo del Partito Social Liberale, il PSL. Reúne distintos gruppi di lideranze neofasciste e di estrema direita no Brasil. Riunisce in questo partito i gruppi dispersi e vari gruppetti neofascisti e di estrema destra. Come per esempio un principe dell'antica famiglia reale brasileira, che fu derubato. Sì,
In questo partito raccoglie anche una figura che sarebbe, diciamo, l'ultimo discendente dell'ex imperatore del Brasile, Pedro II, che peraltro è stato... Non, I monarchisti sono dentro del governo. Sì, diciamo che poi è stato anche eletto deputato nelle liste di questo che sarebbe Luis Filippo di Orléans Braganzas. O chanceler e o novo ministro da educação já se declaram antimarxistas em público, na televisão, defensores do golpe militar de 64 e aliados a Trump. Il ministro degli esteri e altri ministri si dichiarano esplicitamente antimarxisti e filo Trump, difensori del golpe militare del 1964. O neofascismo em formação dirige a raiva, a fúria e o ressentimento da pequena burguesia contro os trabalhadores, os oprimidos, a esquerda, movimentos sociais e sindicatos. Questo neofascismo in formazione si mette alla testa della rabbia, della furia e del risentimento della piccola borghesia contro i lavoratori, contro gli oppressi, contro la sinistra, contro i movimenti sociali, i sindacati, visando l'esmagamento destes por meio di una imposizione di un regime autoritario. Puntando all'schiacciamento di tutte queste realtà attraverso l'imposizione di un regime di forza. O neofascismo si nutre di innumeri elementi sobreviventi da ditadura do regime militar. Questo neofascismo si nutre anche di tutto ciò che rimane ancora del regime militare degli anni 70-80. Os aparelhos policiais e seus laços com crime organizado e as milícias. Sugli apparati polizieschi e i legami degli apparati polizieschi con il crimine organizzato e con le milizie private. As prerogativas constitucionais das forças armadas. Le prerogative costituzionali che difendono i privilegi delle forze armate. L'impunità dos agentes torturadores e assassinos da ditadura. L'impunità degli agenti torturatori e degli assassini della dittatura militare. O neofascismo também se nutre da aliança com as igrejas evangélicas neopentecostais. E questo neofascismo si nutre anche dell'alleanza con le chiese evangeliche neopentecostali. Por isso toda a ênfase nos temas morais, de costumes e religiosos. Anche attraverso una grande enfasi sui problemi morali, sui temi morali, sui comportamenti e sulla religione. Com a prisão de Lula, a campanha de antipetismo fomentada pela imprensa e os mais ricos. Con la detenzione di Lula e la campagna antipetista fomentata dalle grandi aziende dai più ricchi. La crisi politica che attinge il PSDB e MDB. E inoltre per la crisi politica che ha colpito i partiti della borghesia, MDB e PSDB. Bolsonaro capitalizzò gli elementi più reazionari della situazione politica brasileira e, a pesar della resistenza del movimento Ele Não e della grande campagna militante da esquerda. Bolsonaro è riuscito a capitalizzare tutti questi elementi, quindi la crisi del PT, la detenzione di Lula, la crisi dei partiti borghesi e tutti questi elementi più reazionari della situazione politica brasiliana, nonostante la resistenza del movimento Elinau, sarebbe il movimento Lui No, quello che ha portato in piazza milioni di donne in Brasile, e la grande campagna della sinistra militante. Riesce a vincere il secondo turno delle elezioni con il 55% dei voti. O que vai ser do governo Bolsonaro? Che cosa accadrà ora con il governo Bolsonaro? È un governo autoritario dirigito por un neofascista. Si tratta di un governo autoritario diretto da un neofascista. O governo tem forte presenza e supporto do esercito. Il governo ha un grande sostegno da parte dell'esercito. Ministérios controlados por generais terão 70% da verba do investimento federal. I ministeri che sono controllati da militari, da generali, controllano il 70% del bilancio brasiliano. O governo eleito incorporou a Lava Jato, trazendo consigo parte importante do poder judiciário. Il governo ha cooptato nel ministeri l'operazione Lava Jato, mettendo a capo dei ministeri alcuni dei giudici di questa operazione.
Sérgio Moro como ministro simboliza essa aliança do bolsonarismo com uma parte do poder judiciário. Sérgio Moro, appunto, il, che sarebbe il Di Pietro della, della situazione della Lava Jato, è diventato ministro e, ed è il ministro della giustizia e rappresenta esattamente, diciamo, questa combinazione tra il neofascismo e questa operazione Lava Jato. Esiste também setores patronais importantes no governo, com destaque para o agronegócio, a indústria das armas e as igrejas. Ci sono ruoli importanti nel governo da parte di esponenti del mondo padronale, esplicitamente del mondo padronale, e anche in particolar modo quello dell'agrobusiness e dell'industria delle armi, e poi c'è un grande ruolo dei rappresentanti delle chiese evangeliche. O neofascismo brasileiro tem um programa econômico ultra neoliberal. Il programma economico è ultra neoliberale. Difesa das privatizações e uma reforma da previdência radical. Difesa delle privatizzazioni, la riforma radicale delle pensioni. Volevo dire sulla riforma delle pensioni, in realtà la riforma delle pensioni che vuole fare Bolsonaro in Brasile è molto simile a quella che è stata fatta con il governo Dini dal centro-sinistra in Italia, cioè l'introduzione del contributivo. Questa è una mia parentesi. Neste momento o governo eleito conta com amplo apoio da burguesia, das classes médias e tem amparo também, infelizmente, em parcelas da classe trabalhadora no sul e no sudeste. Il governo eletto ha anche un grande appoggio, ovviamente, di tutta la borghesia, delle classi medie, e anche di parti importanti della classe lavoratrice, in particolar modo, come abbiamo già detto, dei territori negli stati del sud e del sud-est. Começa com muita força, porém atuará ao menos no primeiro momento no cenário de crise política e econômica, crise social e econômica. Naturalmente comincia com muita força e agirá em um primo momento em um contexto de crise econômica e social. Sobre o regime, identificamos a transição de um regime democrático burguês para um regime, no mínimo, com traços autoritários. Quindi assistiamo a una transizione tra un regime democratico borghese e un regime con forti segni di autoritarismo. Che isso significa? Cos'è che significa tutto questo? Primeiro, che il potere esecutivo sai fortalecido, amparato nas classi medie, nas forze armate e no potere giudiziario. Il potere esecutivo, in primo luogo, il potere esecutivo viene rinforzato perché affonda le sue radici nelle classi medie, nelle forze armate e nel potere giudiziario. Secondo, che le forze armate e il giudiziario passano a ter mais poder nas relações institucionais, reduzindo o limitando o papel do legislativo e dos partidos políticos no regime. In secondo luogo, il potere delle forze armate e quello del potere giudiziario avranno un ruolo e un potere maggiore nelle istituzioni, riducendo o limitando perlomeno il ruolo del potere legislativo, del Parlamento e dei partiti politici. Terzo, avanço qualitativo da repressão social e política. In terzo luogo ci sarà una crescita qualitativa della repressione sociale e politica. Da criminalizzação dos movimentos sociais e da esquerda. Con la criminalizzazione dei movimenti sociali e della sinistra e con una messa diciamo al centro del bersaglio dei gruppi dirigenti di questi movimenti e della sinistra. Bolsonaro già prometteu na televisão prender o Guilherme Boulos, lideranças do PT, do PSOL, João Pedro Stadi do MST e lideranças do MTST. Bolsonaro ha già promesso di mettere in prigione Guilherme Boulos, che sarebbe il candidato che diciamo i compagni hanno sostenuto alle ultime elezioni presidenziali, i gruppi dirigenti del PT, i gruppi dirigenti del PSOL, che è il partito dove militano i due compagni che sono qua presenti, i gruppi dirigenti del Movimento dei Contadini Senza Terra, il gruppo dirigenti del Movimento dei Senza Casa, importante lembrar che il PSOL fu la prima vittima della violenza politica no Brasil con l'assassinato della vereadora Marielle Franco con motivi politici no Rio de Janeiro. Non dobbiamo dimenticare che il PSOL è già stato la prima vittima della violenza politica in Brasile, di questa nuova violenza politica in Brasile, con l'assassinio della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, come ricorderete, è stata assassinata per motivi politici qualche mese fa a Rio.
Essas são as informações para o início do debate. Muito obrigado. Queste sono le informazioni che volevo darti per iniziare il dibattito e vi ringrazio per la grande attenzione. Sonia Russo, come dicevo prima, anche lei del PSOL e nonché attivista del movimento delle donne. E anche sì. Sindacalista. Buona notte a tutti e tutte. Buonasera a tutte quante e a tutti quanti. Io apresento anche la mia saudazione aos organizzatori do evento e aos presenti e agradeço molto il convite. Vi faccio molti auguri e ringrazio molto per l'invito. Vou trattare das principais medidas apresentadas pelo governo eleito. Do processo de resistência a Bolsonaro e das nossas principais linhas de atuação para o período. Vi parlerò delle principali misure del governo appena eletto, del processo di resistenza a Bolsonaro e delle principali nostre linee di iniziativa di lavoro per il prossimo periodo. Os principais anúncios de prioridades do governo Bolsonaro não deixam dúvida quanto ao seu caráter e sobre a necessidade de unirmos esforços para opor uma forte resistência a seu programa. I principali annunci e le priorità che si pone il governo Bolsonaro non lasciano dubbi quanto al suo carattere e sulla necessità di unire i nostri sforzi per opporre una forte resistenza al suo programma. Nestas últimas semanas, Bolsonaro ou seus assessores anunciaram que pretendem. In queste ultime settimane Bolsonaro e i suoi consiglieri hanno annunciato che quello che vorranno fare. Tipificar os movimentos sociais como organizações terroristas. Caratterizzare i movimenti sociali come organizzazioni terroriste. Prender ativistas da esquerda e militantes dos movimentos sociais. Arrestare attivisti della sinistra e militanti dei movimenti sociali. Reduzir ainda mais os direitos trabalhistas para quem tem de 20 a 25 anos. Ridurre ulteriormente i diritti sul lavoro per chi ha tra i 20 e i 25 anni. Privatizar ou fechar empresas estatais. Privatizzare o chiudere alcune imprese statali. Dar prioridade a votação da reforma da Previdência. Dare priorità a far votare in Parlamento la riforma della Previdenza. Acirrar o ataque à universidade pública, incluindo o fim da gratuidade e o pagamento de mensalidades. Acuire l'attacco all'università pubblica, mettendo dentro queste misure la fine di ogni gratuità e il pagamento di rate mensili. Além disso, pretende facilitar o porte de arma para a população e aprovar no Congresso Federal o projeto denominado Escola Sem Partido. Inoltre pretende di agevolare il porto di armi da parte della popolazione e far approvare nel Congresso, nel Parlamento federale, il progetto denominato Scuole senza partiti, senza partito. Este progetto visa impedir que os professores promuovam uma educação integral e crítica. Questo progetto mira a far sì che gli insegnanti siano impediti nella promozione di ogni educazione integrale e critica. Come parte dell'applicazione di questa misura, prevê tipificare come crime o che caratterizzano come assedio ideologico in sala di aula. Come parte di questa norma, prevedono di caratterizzare come crimine quello che loro definiscono l'assedio ideologico nelle aule. De acordo com o texto atual do projeto, in accordo con l'attuale testo del progetto, noções como gênero, nozioni come il genere, orientação sexual, orientamento sessuale, ideologia di genere, ideologia di genere,
preferências políticas e partidárias e preferenze politiche o di partito não podem fazer parte de materiais didáticos e paradidáticos e dos conteúdos curriculares. Non possono far parte di, dei materiali didattici o paradidattici e dei contenuti curriculari. O anúncio destas medidas permite afirmar que teremos um governo no qual o Estado exercerá seu poder coercitivo de forma extremamente preponderante. L'annuncio di queste misure permette di farci dire che avremo di fronte un governo nel quale lo Stato eserciterà il suo potere coercitivo in forma estremamente preponderante. Sabemos que não é possível dimensionar o grau. E sappiamo che non è possibile dimensionare il grado. A intensidade em que isso irá ocorrer. L'intensità che queste misure repressive avranno. Uma vez que trata-se de algo que só a correlação de forças políticas e sociais. Dato che si tratta di qualcosa che solo la, i rapporti di forza politici e sociali. Definidas pela luta de classe, poderá dizer. Così come verranno definiti dalla lotta di classe, potranno dire. Ma è certo che stiamo diante di un governo profondamente autoritario con tratti neofascisti. Ma è certo che, come già veniva detto, siamo di fronte ad un governo profondamente autoritario con caratteristiche neofasciste. Porém, in che pese a dureza deste momento, Nonostante quello che c'è la durezza di questa fase, è importante ressaltar che la campagna elettorale também revelou un potenziale di resistenza. È bene comunque sottolineare che la campagna elettorale ha anche rivelato l'esistenza di un potenziale di resistenza che nos anima per enfrentar o periodo vindouro. Che ci dà coraggio nell'affrontare il periodo che ci sta di fronte. O Partito Socialismo Liberdade, PSOL, unico partito a esquerda do PT con rappresentação parlamentare. Il Partito Socialismo e Libertade, che è il PSOL, il partito in cui militano i due compagni, che è l'unico partito alla sinistra del PT che ha anche una rappresentanza parlamentare. Ampliou sua bancada na Câmara dos Deputados. Ha visto accrescersi la sua presenza nella Camera dei Deputati. E soma-se a este fatto. E a questo fatto, a questa crescita della rappresentanza parlamentare, si somma. As importantes lutas desencadeadas neste periodo. Si sommano le importanti lotte che si sono sviluppate in quest'ultimo periodo. Dentre estas destacamos. Tra queste lotte vogliamo segnalare o movimento de mulheres, il movimento delle donne e o movimento Escola Sem Mordaça e il movimento Scuola Senza Museruola. Na campanha do primeiro turno, nella campagna del primo turno, un'articolazione spontanea nas redes sociais, un'articolazione spontanea nelle reti sociali deu origem ao movimento Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Ha dato origine al movimento Donne Unite contro Bolsonaro. Ao qual aderiram os movimentos feministas e suas representantes nas organizzazioni di esquerda. A questo movimento hanno aderito i movimenti femministi e le loro rappresentanti nelle organizzazioni della sinistra. Em reação às pautas racistas, machistas e contra os LGBTs de Bolsonaro e seus aliados, ergueu-se um forte movimento de mulheres. Em relação a queste caratteristiche razziste, maschiliste e contro gli LGBTs che espresse da Bolsonaro e dai suoi alleati, si è sviluppato un forte movimento di donne che ha costituito nella pratica un fronte unico antifascista di carattere nazionale che ha portato in piazza milioni e milioni di migliaia di persone nelle piazze di tutto il paese e nelle diverse capitali del mondo il 29 di settembre.
e centenas de milhares em 20 de outubro, uma semana antes do segundo turno. E centinaia di migliaia nel 20 di ottobre, una settimana prima del secondo turno. Sob esse impulso, na última semana de campanha eleitoral, multidões foram para as ruas em comícios da candidatura Haddad. In seguito a questo impulso, nell'ultima settimana della campagna elettorale, molti di loro sono stati in piazza, nelle strade, nei comizi per sostenere la candidatura di Haddad, il candidato del PT che era passato al secondo turno assieme a Bolsonaro. Desde a preparação do golpe parlamentar, derrubou o governo Dilma. Fin dalla preparazione del golpe parlamentare che ha rovesciato il governo di Dilma, o movimento feminista vem sendo vanguarda na luta contra o conservadorismo crescente no país. Il movimento femminista si è trasformato nell'avanguardia della lotta contro il conservatorismo crescente in tutto il paese. In 2015 realizaram atos em protesto contra um projeto de lei que impedia o direito ao aborto legal. Nel 2015 si sono sviluppate molte iniziative di protesta contro un progetto di legge che impediva il diritto di aborto legale. Aborto legal para mulheres que sofreram estupro ou podem ser vítimas de morte. Che impediva il diritto di aborto legale per le donne che avevano subito uno stupro o che potevano essere vittime di morte per motivi sanitari nel parto. As mulheres brasileiras também foram às ruas. Le donne brasiliane sono state in piazza anche per altri motivi. In conjunto com o movimento feminista em âmbito internacional. Insieme a tutto il movimento femminista internazionale. Nos grandes atos de 8 de março, com destaque para o de 2017. In particolar modo nelle iniziative dell'8 marzo, in particolar modo per quello del 2017. Que abriu portas para a greve geral contra a reforma da Previdência de Temer. Che è stata il preludio per lo sciopero generale contro la riforma previdenziale del governo Temer. Contribuíram com a organização dos atos em protesto à execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Le donne brasiliane hanno contribuito nell'organizzazione delle manifestazioni di protesta al momento dell'assassinio, dell'esecuzione della consigliera del PSOL, Marielle Franco, di cui abbiamo parlato poco fa. Fu assassinata in funzione di sua denuncia da violência da polícia e milícia nas favelas do Rio de Janeiro. Sim, la consigliera que é stata assassinata diciamo punirla per le sue denunce fatte contro la violenza della polizia e delle milizie nelle favelas, nei quartieri popolari poveri di Rio de Janeiro. E com imensa coragem, o movimento de mulheres pautou o tema da legalização e descriminalização do aborto. E con un grande coraggio il movimento delle donne ha sostenuto il tema della legalizzazione e della discriminazione dell'aborto. E finalmente depenalizzazione dell'aborto. E finalmente costruirono o grandioso movimento Ele Não. E infine tutto questo è sboccato nel grandissimo movimento Ele Não. Contra Bolsonaro. Agrega-se a esta importante luta de trabalhadores, a importante luta de trabalhadores em educação e estudantes em todo o país contra o movimento Escola Sem Partido. Si unisce a questo, dobbiamo sommare a questo l'importante lotta dei lavoratori della scuola e dell'educazione e degli studenti in tutto il paese contro il movimento Scuola Senza Partito. Che ha conseguito impedire l'approvazione del progetto nella Camera Federale. Questo movimento di protesta è riuscito ad impedire l'approvazione del progetto di legge nel Parlamento Federale. I processi di resistenza in corso dimostrano che la derrota politica e elettorale non si configura come una derrota storica. I processi di resistenza in corso
ci dimostrano che la sconfitta politica elettorale dell'elezione di Bolsonaro non si configura come una sconfitta storica. Esiste resistenza sendo organizzata no Brasil. Esiste una resistenza organizzata in Brasile. Nesse sentido, avaliamos que a nossa tarefa. In questo senso noi consideriamo che il nostro compito fondamentale è continuar contribuindo para impulsionar esta lutas sociais organizadas pelo movimento de mulheres. Il nostro compito fondamentale è quello di continuare a contribuire per sviluppare queste lotte sociali organizzate come quelle del movimento delle donne, per il movimento Scuola Sem Censura, come il movimento Scuola Senza Censura, as manifestações contra a criminalização dos ativistas e dos movimentos sociais, le manifestazioni contro la criminalizzazione degli attivisti e dei movimenti sociali, incluindo a luta contra a violência contra as mulheres, la lotta contro la violenza contro le donne, e contro l'aumento dos assassinatos de mulheres negras, contro l'aumento degli assassini di donne nere, a luta para descobrir quem matou Marielle e seu motorista Anderson, la lotta perché venga scoperto chi è che ha ucciso Marielle e il suo autista Anderson. E a campanha encabeçada pelas centrais sindicais e movimentos sociais contra a reforma da Previdência e as medidas que visam retirar mais direitos. E la campagna sviluppata dalle centrali sindacali e dai movimenti sociali contro la riforma della Previdenza e i mezzi e le misure che puntano a diminuire l'insieme dei diritti. Entretanto, essa resistência só conseguirà esito se estiver dirigida para construir a unidade para combater o neofascismo. Dobbiamo sottolineare che questa resistenza avrà successo solo se sarà diretta nella direzione di costruire una unità per combattere il neofascismo. Para contribuir para evitar a ocorrência de uma derrota histórica. Tutto ciò per contribuire ad evitare che accada quella sconfitta storica. E para buscar acumular forças na perspectiva da preparação de uma controffensiva da classe trabalhadora no momento mais adiante. E per cercare di accumulare forze nella prospettiva di preparare una controffensiva della classe lavoratrice in un momento più in là, diciamo. Con base nessa compreensão, nossa estratégia diante da situação se orienta pelas seguintes linhas de defesa da classe trabalhadora. Basandoci su queste analisi, la nostra strategia di fronte alla situazione si orienta secondo le seguenti linee di difesa della classe lavoratrice. 1. A costruzione di una frente unica della classe lavoratrice. In primo luogo la costruzione di un fronte unico della classe lavoratrice. La frente unica del movimento di massas deve envolver o conjunto das organizações políticas, sociais e sindicais da classe trabalhadora. Il fronte unico del movimento delle masse deve coinvolgere l'insieme delle organizzazioni politiche, sociali e sindacali della classe lavoratrice, incluindo settori opprimidos e a juventude. E comprendendo anche tutti i settori oppressi e la gioventù. L'obiettivo è costruire una barriera contro l'avanzo dell'estrema direita brasileira. L'obiettivo è quello di costruire una barriera contro la crescita dell'estrema destra brasiliana. E organizzare la classe trabalhadora per enfrentare gli attacchi che Bolsonaro vai applicare aos direiti sociais, come per esempio la riforma della Previdenza. L'obiettivo è quello anche di organizzare la classe lavoratrice brasiliana per far fronte agli attacchi che Bolsonaro porterà a tutti i diritti sociali come quello della Previdenza. Una seconda linea di difesa. Il secondo punto della difesa è l'organizzazione di una frente democratica in difesa delle libertà democratiche.
In secondo luogo, si tratta di organizzare un fronte democratico in difesa delle libertà democratiche. Esta frente deve organizar ações unitárias com todos os setores, inclusive burgueses, setores da imprensa, intelectuais, artistas, partidos, lideranças, dispostos a resistir e enfrentar os ataques à liberdade democrática. Questo fronte democratico deve organizzare azioni unitarie che coinvolgano tutti i settori, anche settori borghesi, settori della stampa, intellettuali, artisti, partiti, gruppi dirigenti, disposti a resistere e a far fronte agli attacchi alle libertà democratiche. Una terza linea di difesa. Terza linea di difesa. È la lotta per la continuità dell'alleanza tra il PSOL, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e aliados para construir um polo de direção alternativo ao projeto de conciliação do PT e da CUT. E l'altro, il terzo punto, come dicevamo, è quello di creare di far continuare l'alleanza che si è costruita attorno anche alla candidatura di Guilherme Boulos. L'alleanza tra il PSOL, il Partito dei Compagni, il Movimento dei Lavoratori Senza Casa, il Partito Comunista Brasiliano e altri alleati come polo di direzione alternativa ai progetti di conciliazione di classe portati avanti dal partito, dal PT e dalla CUT, cioè dalla Centrale Unica dei Lavoratori, il principale sindacato brasiliano. Durante la campagna elettorale, grupo PSOL, MTST, PCB, reuniu uma ampla vanguarda de ativistas em torno da luta contra o fascismo por democracia e direitos sociais. Questa alleanza tra il PSOL, MTST, il PCB e altri, già durante la campagna elettorale ha creato un fronte di lotta contro il fascismo e per la democrazia e i diritti sociali. Ao mesmo tempo que queremos estar juntos do PT na luta contra Bolsonaro e seus ataques, defenderemos a necessidade de construção de uma alternativa à esquerda do PT. Nello stesso tempo in cui saremo alleati assieme al PT nella lotta contro Bolsonaro e i suoi attacchi, però porteremo avanti la necessità di costruire un'alternativa alla sinistra del PT. Che passa centralmente pela aliança formada em torno da candidatura Boulos. Alternativa che secondo noi, secondo i compagni, passa in primo luogo centralmente nell'alleanza che si è costruita attorno alla candidatura di Guilherme Boulos. Una quarta linea di difesa. Quarta linea di difesa. È il fortalecimento di un polo marxista rivoluzionario dentro do PSOL. Il quarto punto è quello del rafforzamento di un polo marxista rivoluzionario dentro il PSOL. Il desafio da construção da frente unica no movimento de massas e o esforço de reorganização da esquerda para superar os erros do PT só será viabilizado se for acompanhado pela construção de uma organização revolucionária. La sfida della costruzione di quel fronte unico di cui abbiamo parlato nel movimento di massa, lo sforzo di riorganizzazione della sinistra per superare gli errori di conciliazione di classe del PT troverà spazio solo se sarà accompagnato dalla costruzione e dal consolidamento di un'organizzazione rivoluzionaria. Il nostro obiettivo è costruire relazioni strategiche com as correntes revolucionárias dentro do PSOL, visando acordos políticos e programáticos para uma atuação em comum. Il nostro obiettivo è quello di costruire relazioni strategiche con le correnti rivoluzionarie nel PSOL, puntando ad accordi politici e programmatici per una azione comune. E por fim, infine, queremos fortalecer a nossa unidade com os movimentos e ativistas em âmbito internacional. E infine vogliamo rafforzare la nostra unità con i movimenti e gli attivisti a livello internazionale che condividono con noi la comprensione che è necessario
La comprensione che è necessario sconfiggere. Derrotare il fascismo. Sconfiggere il fascismo. E lottare per la costruzione di una società senza oppressione e senza esplorazione. E lottare per la costruzione di una società senza oppressione e senza sfruttamento. Obrigada. Molte grazie. Thank you.